alle spalle. Intervenire eventualmente sulla giocata corta. La battuta bella di Arrigoni sul secondo palo. Flipper da palla d'esterno. Un tocco di testa. E tutto regolare. Però va in vantaggio. All'ultimo minuto di gioco. Che aveva seguito l'azione. Innesca la profondità per Bernardotto, lato corto del rigore, sterza Bernardotto, finisce giù, calcio di rigore per l'Avellino, calcio di rigore per l'Avellino, che avvene Bernardotto. Il fischio di Caldera, D'Angelo, incrocia con il destro nell'angolino basso alla destra di Lewandowski, non può nulla l'estremo difensore del Teramo, Teramo 1, Avellino 1. Dodicesimo minuto del secondo tempo, il pareggio del Bernardotto, Trasciani prima, Costa Ferreira poi, allora tutto regolare secondo il direttore di gara, pallone al limite del rigore, verso Fella si allunga Lewandowski, il pallone ancora buono, non ci arriva Bernardotto, la mette giù, nel centro dell'area di rigore, cerca il pallone in mezzo, forte, Costa Ferreira, entra in area, prova il destro, di Trasciani, allontana il Teramo, arriva Loi, tira un po' masticato, stava entrando sul secondo palo Sonny D'Angelo, posizione apparentemente Tentardini, cerca il centrale, una pinza Udi, non ci arriva sul pallone a regolare la sua posizione. Darai.
maglie biancorosse. Savellino cerca Costa Ferreira. Una bella conclusione stilisticamente, ma non inquadra lo specchio. La palla resta a centrocampo, non basta. Triplice fischio, manda tutti sotto la doccia il signor Caldera di Como. Finisce 1-1 tra Teramo e Avellino. Guadagnato da Gabriele Bernardotto. Piccola chicca statistica per Braglia e il pareggio numero 200 in regular season. Saluto a tutti e buona serata da Francesco Guarino. Appuntamento alla prossima.